Buonasera a tutti, sia lodato Gesù Cristo. Ecco, non so se sia il settimo o l'ottavo anno che in questo periodo, tra settembre e la fine di ottobre, prepariamo le persone che desiderano, come voi immagino, molti di voi, fare questa consacrazione al cuore immacolato di Maria. Ecco, prima di tutto io mi chiamo Mirko, vengo dal Movimento Mariano Regina dell'Amore, che è sorto a Schio, in provincia di Vicenza, in seguito alle apparizioni della Madonna, che si è data il nome di Regina dell'Amore, in seguito alle apparizioni della Madonna a Renato Baron, apparizioni che sono iniziate il 25 marzo dell'85 e sono terminate il 15 agosto del 2004. Quasi 20 anni di apparizioni non ancora riconosciute dalla Chiesa, la Chiesa ha i suoi tempi per queste cose, ma diciamo che da questa apparizione è sorto comunque un movimento oggi ecclesiale, cioè accolto dalla Chiesa di Vicenza, perché Schio in provincia di Vicenza, appunto, accolto dalla Chiesa di Vicenza come ecclesiale, cioè facente parte della Chiesa. E questo movimento, partendo dai messaggi della Madonna, si è dato 3 finalità. La prima finalità è la diffusione della devozione al cuore immacolato di Maria, alla Madonna, per mezzo appunto della consacrazione al cuore immacolato di Maria. La seconda finalità è la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale e della famiglia basata sul matrimonio tra uomo e donna. E la terza finalità sono le opere di carità fraterna, soprattutto verso i soli e gli abbandonati, cioè le persone. Abbiamo costruito in loco una casa di riposo, si chiama comunemente casa di riposo, una casa di accoglienza per gli anziani appunto soli e abbandonati, ossia quegli anziani le cui famiglie non possono o non vogliono tenere, perché è un problema sociale questo che sta crescendo sempre di più. Queste persone che vengono ospitate pagano con quello che hanno e il resto lo mette la provvidenza. Contemporaneamente abbiamo anche aperto una missione in Kenya, qualcosa anche in Brasile, una missione anche in Brasile che invece dà da mangiare a 400 bambini da una parte e anche dall'altra. Perché il problema nostro sono sempre più gli anziani, invece il problema del cosiddetto terzo mondo sono i bambini. Ecco, allora chi vi parla, vi dico subito, è destinato, ha il compito all'interno del movimento di preparare le persone che appunto desiderano fare questo atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria. E vi dico subito, io non sono un sacerdote, non sono un diacono, non sono un teologo, non sono un seminarista, non so niente, sono un soldato semplice. Quello che trasmetto a voi è quello che a mia volta ho ricevuto pure io. Allora, questa sera, all'inizio della nostra serie di incontri che ci porteranno fino al 29 di ottobre, quando ci sarà, penso in questa chiesa, la consacrazione al cuore immacolato di Maria, presente il vescovo di Fermo, Monsignor Pennacchio, questa sera io cercherò di rispondere a 3 domande. La prima: quali sono i fondamenti della consacrazione? Perché è chiaro che bisogna cominciare a costruire una casa dalle fondamenta. Seconda domanda, che penso sia la più importante per voi: che cos'è la consacrazione alla Madonna? Cosa vuol dire consacrazione alla Madonna? E terza domanda, a cui darò una risposta rapida: perché la Madonna insiste tanto perché tutti ci consacriamo al suo cuore immacolato? Bene, partiamo allora dalla prima domanda. Quali sono i fondamenti della consacrazione? Come ripeto, per costruire una casa solida ci vogliono delle buone fondamenta. E le fondamenta certe e sicure di un discorso spirituale, perché la consacrazione a Maria è un discorso spirituale, sappiamo che i fondamenti delle cose spirituali è la parola di Dio. Allora la domanda è: la consacrazione alla Madonna si basa o non si basa sulla parola di Dio? Perché se si basa sulla parola di Dio, allora siamo sicuri di costruire sulla roccia. La parola di Dio è la nostra roccia. E quando verranno le inevitabili prove, le inevitabili tentazioni e difficoltà della nostra vita, perché capitano a tutti, la nostra casa resterà in piedi,
Perché? Perché basata, perché piantata sulla roccia della parola di Dio. Se invece non partiamo dalla parola di Dio, allora rischiamo di costruire sulla sabbia. E quando nella vita vengono le inevitabili difficoltà, c'è il rischio che la nostra casa venga trascinata via, perché sulla sabbia niente può stare in piedi. Ebbene, la consacrazione alla Madonna allora si basa o non si basa sulla parola di Dio? Guardate, se noi leggiamo tutto il Nuovo Testamento, perché di Maria si parla nel Nuovo Testamento, no? Se noi leggiamo tutto il Nuovo Testamento, che è costituito di 27 libri, i Vangeli, gli Atti degli Apostoli, le lettere di San Paolo, fino all'Apocalisse, sono 27 libri, se noi leggiamo tutti questi 27 libri, non è scritto da nessuna parte che bisogna consacrarsi alla Madonna. Quindi, in apparenza almeno, partiamo col piede sbagliato, perché nella parola di Dio non c'è scritto niente su questa consacrazione. Eppure, se noi guardiamo ad alcuni episodi, io mi soffermo questa sera su due episodi in particolare che sono presenti nel Vangelo, da questi due episodi, fra l'altro, la Chiesa ha estrapolato quella che poi viene chiamata la devozione mariana, tra cui anche la pratica della consacrazione al suo cuore immacolato. Se noi, ripeto, ci fermiamo in maniera particolare su alcuni episodi in particolare, noi comprendiamo invece che questa consacrazione di cui parliamo ha dei buoni fondamenti. E quali sono questi due episodi evangelici da cui parte il nostro discorso? Il primo è quasi l'inizio del Vangelo ed è quello che in linguaggio gergo teologico viene definita l'incarnazione del Verbo di Dio. È un termine che sentiamo in maniera particolare durante il tempo di Avvento Natale, no? Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Che cosa dice la parola di Dio? Cosa significa la parola di Dio? Cosa vuol significare con questo discorso? Vuol significare che nella pienezza dei tempi la seconda persona della Trinità, il Verbo di Dio, la parola stessa di Dio, ha assunto nel seno purissimo della Vergine Maria la nostra natura umana. Chi è Gesù Cristo? È il Verbo incarnato, vero Dio e vero uomo, perché nella nostra fede Cristo Signore è vero Dio e vero uomo. Ma come è avvenuta l'incarnazione? È avvenuta attraverso Maria, attraverso il sì di Maria. Vi faccio una domanda per capire meglio il concetto. Secondo voi, Dio Padre poteva mandare Gesù nel mondo senza bisogno della Madonna? Secondo voi? Se prima non rispondete, io non mi fermo, non vado più avanti. Secondo voi poteva o no fare lo stesso? Certo che poteva far lo stesso. La risposta ce la dà l'Arcangelo Gabriele, no? Quando appare alla Madonna per annunciarle, no, il Figlio di Dio, eccetera, la potenza dell'Altissimo, nell'Annunciazione, quindi, no? Che cosa dice poi l'Arcangelo Gabriele? Hai visto anche la tua parente Elisabetta che tutti dicevano sterile? Nulla è impossibile a Dio. Così dice l'angelo, no? Nulla è impossibile a Dio. Quindi, poteva Dio Padre mandare Gesù nel mondo senza bisogno della Madonna? Certo che poteva. Poteva far comparire l'umanità di Cristo dalla polvere, dal muro? Poteva farlo comparire dal nulla? Poteva fare qualsiasi cosa. Invece ha scelto, nella sua onnipotenza, nella sua onniscienza, ha scelto Maria, alla quale in un certo senso Dio stesso si è quindi affidato. Non ne aveva bisogno, perché Dio non ha bisogno di niente, ma Dio ha scelto di affidarsi a Maria perché il Verbo si facesse carne e venisse ad abitare in mezzo a noi. Quindi nell'incarnazione, in un certo senso, abbiamo il primo fondamento della consacrazione alla Madonna. Dio stesso si affida alla Madonna, non ne ha bisogno, ma lo fa, sceglie di farlo. Quindi, se dicevano molti padri della Chiesa,
se Gesù è arrivato in mezzo a noi, è venuto in mezzo a noi attraverso Maria, come facciamo noi ad arrivare al Padre? Per mezzo di Maria. Siccome Gesù è venuto per mezzo di Maria, noi arriviamo a Gesù per mezzo di Maria. Arriviamo a Dio per mezzo di Maria. E quindi questo ci fa capire anche un'altra cosa molto importante, che con l'incarnazione Dio ha voluto associare la Madonna al piano della salvezza universale. Ma perché Gesù è venuto in mezzo a noi? Perché il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi? Per la nostra redenzione. Cosa vuol dire la parola redenzione? Perché noi siamo abituati, no? Gesù il Redentore, la redenzione, a Pasqua celebriamo la redenzione di la nostra redenzione, ma cosa vorrebbe dire letteralmente la parola redenzione? Perché sapete, noi siamo abituati a tanti bei termini grandi, ma poi non ne capiamo bene il significato. Letteralmente redenzione vorrebbe dire liberazione dalla prigionia. Per farvi capire un esempio, faccio un esempio. Avete presente i film americani? Siamo strapieni di film americani, no? Da 50 anni, 60 anni ormai. Uno va in prigione, l'altro va a pagare, paga la cauzione, e quello che è in prigione viene fuori, sì o no? In Italia corre anche la cauzione, l'altro viene fuori lo stesso. Ma a parte questo, cosa ha fatto Gesù con noi? Ha fatto questo, ha pagato il nostro riscatto, ha pagato lui perché noi potessimo venire fuori dalla prigione. Quale prigione? Quella della morte e del peccato e della morte. Ci ha tirati fuori dalla prigione, ci ha riscattati, ci ha aperto le porte del paradiso. E quando Gesù ha compiuto la nostra redenzione, nel Venerdì Santo, o meglio nel Triduo Pasquale di morte e risurrezione, e proprio il Venerdì Santo, mentre Gesù era appeso alla croce e stava per morire, vedendo accanto la madre e il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». E rivolto al discepolo disse: «Ecco tua madre». Cioè Gesù, che in quanto Verbo incarnato si era affidato lui stesso alla Madonna proprio per poter venire in mezzo a noi e compiere la nostra redenzione, nel momento in cui la compie, affida tutti noi a Maria e Maria a tutti noi. Perché dico tutti noi? Perché l'Apostolo Giovanni, in quel momento, rappresentava tutti noi, rappresentava la Chiesa nascente, rappresentava tutti i discepoli di Gesù Cristo che sarebbero a lui stati fedeli fino alla fine dei tempi, fino alla fine dei secoli. Quindi Gesù stesso affida, ripeto, noi tutti a Maria e Maria a tutti noi. E questo ci fa capire due cose molto importanti secondo me. Primo, se nell'incarnazione, come ho detto prima, la Madonna è stata associata al piano della salvezza universale, con la redenzione la Madonna è stata associata anche al piano della mia salvezza personale. Infatti Gesù non dice mica «ecco vostra madre», dice «ecco tua madre». E siccome in Giovanni c'ero anch'io, c'era ciascuno di voi, Gesù ha detto a me, a ciascuno di voi, «ecco tua madre». Quindi Maria fa parte della mia salvezza personale, non nel senso, attenzione, che Maria mi salva, perché è solo Gesù il Salvatore, sia chiaro, ma nel senso che il compito di Maria è quello proprio della maternità, cioè la madre che mi aiuta, mi sostiene, intercede per me e mi illumina il cammino per arrivare al Salvatore. Seconda cosa, se tutto questo che ho detto è vero, attenzione, per il cattolico la devozione alla Madonna non è facoltativa, non è un hobby la devozione alla Madonna per il cattolico, perché se Gesù esplicitamente ha detto a ciascuno di noi «ecco tua madre», vuol dire che essere devoti di Maria, essere figli di Maria, essere consacrati, affidati a lei, in un certo senso è un dovere per me. Tant'è vero che San Paolo VI Papa, nella sua enciclica Signum Magnum, mi pare, del 1967, dice questa frase molto bella: «Non si può essere cristiani se non si è mariani».
non si può essere di Cristo se non si è di Maria. Quindi, ripeto, per il cattolico la devozione alla Madonna non è facoltativa, non è un hobby, è qualcosa che entra nella mia fede, nel mio credo. Può essere una devozione più sentimentale, più forte, meno forte, tutto quello che volete, ma non posso fare a meno di Maria, la quale mi conduce al Salvatore. Ecco allora i due fondamenti della consacrazione al cuore immacolato di Maria, due fondamenti evangelici, ma se mi permettete brevemente vorrei aggiungere un terzo fondamento a questa consacrazione. Non è scritta nel Vangelo, ma viene ugualmente da Dio. Perché anche se il popolo di Dio non lo sa, sono 105 anni che la Madonna chiede lei personalmente la consacrazione al suo cuore immacolato di tutti i suoi figli. Perché dico 105 anni? Fate i conti, 2022 meno 105 fa 1917. Che cosa è avvenuto nel 1917? Che la Madonna è apparsa a Fatima per 6 volte. Dal 13 maggio al 13 ottobre, 13 di ogni mese, per 6 volte la Madonna appare a Fatima in Portogallo. E nella terza delle 6 apparizioni, che è poi la più conosciuta in un certo senso, nella terza delle 6 apparizioni, 13 luglio, la Madonna, se ricordate un po' la storia di Fatima, mostrò ai 3 bambini, ai 3 pastorelli, mostrò la famosa visione dell'inferno. Una visione, dico io, anche profetica, perché qualcuno oggi dice che l'inferno non esiste o se esiste è vuoto. Ecco, la Madonna Fatima invece mostrò che l'inferno purtroppo c'è e purtroppo non è vuoto. Ma quello che a noi interessa è ciò che la Madonna dice subito dopo questa visione. Si rivolge ai 3 bambini e con volto triste afferma: avete visto dove vanno a finire le anime dei poveri peccatori? Per salvarle il Padre vuole istituire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. E lì chiede la consacrazione: consacratevi a me, consacrate a me la Russia e tutto quello che seguì. Quella consacrazione che poi è stata fatta, non a caso, il 25 marzo scorso. Papa Francesco, in unione con tutti i vescovi, ha fatto la consacrazione della Russia e dell'Ucraina al cuore immacolato di Maria. Bene, allora questa consacrazione è stata chiesta proprio dalla Madonna. Ce la chiede lei. A San Martino di Schio, se io vi stessi qui a leggere tutti i messaggi in cui la Madonna chiede, dovrei dire meglio, richiede la consacrazione al suo cuore immacolato, dovremmo stare qui fino a venerdì, quando avete il secondo incontro. Perché sono veramente tanti questi appelli che la Regina dell'Amore fa a questa consacrazione al suo cuore immacolato. E io mi permetto di citarvi una frase di un messaggio che afferma così: conosco ogni vostro desiderio. Cercate anche voi di appagare il mio desiderio. Attendo che vi consacriate tutti al mio cuore di mamma. Allora, se voi pensate bene, questa è una frase di profonda maternità. La Madonna dice: guardate che io vi conosco molto bene. Io so tutto di voi. Io conosco il vostro passato. Io conosco il vostro presente. Io conosco il vostro futuro, che invece noi non conosciamo, perché non sappiamo neanche se ci siamo domani mattina. Conosco tutto di voi, tutto. Avete qualche scheletro nell'armadio? Alla Madonna non nascondete mica, eh. Conosce anche quello. Tutto sa la Madonna. Ma dicendo conosco, la Madonna non intende dire, come è nella lingua italiana, conosco, cioè so chi è, lo conosco, eccetera, eccetera. Che poi molte volte diciamo lo conosco perché so che faccia ha, dove abita più o meno, ma non so niente della persona. Il conoscere in senso biblico evangelico è un termine molto più forte. Vuol dire: voglio instaurare con te un rapporto di intimità profonda, profondissima, al punto quasi da essere un cuor solo, un'anima sola. Quindi la Madonna sta dicendo: io vengo incontro ad ogni vostro desiderio, se questo è giusto per la vostra salvezza, però, perché sapete, non sempre abbiamo desideri giusti per la nostra salvezza. Noi magari paiono buoni, ma non è detto che lo siano veramente. E allora il Signore esaudisce sì i nostri desideri, quelli giusti però, per la nostra salvezza. Quindi io vengo incontro ad ogni vostro desiderio giusto per la vostra salvezza. Vi chiedo però di venire anche voi incontro al mio desiderio. E il mio desiderio è che vi consacriate tutti al mio cuore immacolato. Perché se noi andiamo incontro a lei come lei viene incontro a noi, sarà molto più facile trovare il punto d'incontro tra noi e lei, nostra madre,
quel punto di incontro che ci apre la strada maestra per arrivare dritti dritti a Gesù, via verità e vita. Ecco allora i fondamenti della consacrazione. Come vedete non vengono dall'uomo, vengono da Dio. Quindi i fondamenti sono buoni. Se vogliamo costruiamo una casa solida, proprio basata sulla roccia. A questo punto allora possiamo rispondere alla seconda domanda, la più importante per voi, penso, la più importante per voi. Che cos'è la consacrazione alla Madonna? Cosa vuol dire consacrazione alla Madonna? E per capirlo, torniamo brevemente sotto la croce il Venerdì Santo. Dopo l'affidamento reciproco, ecco tua madre, ecco tuo figlio, il Vangelo di Giovanni continua affermando: e da quel momento il discepolo prese Maria con sé nella sua casa. Ecco, consacrarsi alla Madonna vuol dire questo: prendere Maria con me nella mia casa. Non tanto la casa fatta di mattoni, non quella casa, ma la nostra vera casa. E qual è la nostra vera casa? Qual è? Il cuore, la nostra anima, la nostra coscienza, la nostra interiorità. È lì che Maria vuole entrare, è lì. Giovanni l'ha presa nella sua casa, non nel senso solo fisico del termine, ma proprio l'ha presa, cioè ebbe una comunione profonda con Maria, e la Madonna, entrata nella casa di Giovanni, quella del suo cuore, rafforzò la comunione con Cristo, perché questo è il suo compito, come torno a ripetere. Ecco, allora consacrarsi alla Madonna vuol dire prendere Maria in casa mia, nella casa del mio cuore. E permettetemi di fare una piccola aggiunta. Guardate, voi sapete che Dio è onnipotente e se vuole può sfondare la nostra porta, sì o no? La Madonna, onnipotente per grazia, può sfondare la porta se vuole o no? Ma non lo fanno, né Gesù né Maria non lo fanno, perché rispettano la nostra libertà. Vuoi aprirgli la porta? Devi essere tu ad aprire la porta. Loro bussano, ma soltanto tu, nella tua libertà, puoi decidere di aprire la porta da dentro. E nella misura in cui tu apri la porta, può essere una fessura grande così, può essere la porta spalancata, nella misura in cui tu apri la porta, la Madonna entra in casa tua. E quando sarà entrata in casa tua, ripeto, nella misura in cui tu glielo permetterai, una volta entrata, la Madonna non si farà servire da noi, come sarebbe anche ovvio che fosse, essendo lei la Madonna e noi i figli. No, si metterà lei a servire noi. E in che modo si metterà a servire noi? Aiutandoci a vivere e a realizzare nella nostra vita di fede le promesse del nostro battesimo. E qui domanda d'obbligo: quali sono le promesse del nostro battesimo? Siete tutti battezzati? Anche cresimati? Beh, allora? Non capisco mia ben, bionda, sei a voce. Sì, la professione è credo, ma prima cosa diciamo? Rinuncio al peccato, a Satana e alle sue seduzioni. Queste sono le promesse che noi abbiamo fatto nel nostro battesimo. Voi potreste anche obiettare e dire: ma veramente io non ho promesso proprio niente, nel senso che sono stato battezzato, ero lungo così. Non so se voi vi ricordate il giorno del vostro battesimo. La Madonna venne incontro a questa presunta obiezione e disse: quando voi siete stati battezzati, altri hanno detto di sì al posto vostro. Infatti sono stati i nostri genitori, i nostri padrini. Con la consacrazione al mio cuore immacolato vi do la possibilità di dire il vostro personale sì consapevole. Quindi, per definizione dottrinale, la consacrazione alla Madonna è un rinnovo delle promesse battesimali. Perché dico un rinnovo? Perché noi le promesse battesimali le abbiamo rinnovate con la cresima, le rinnoviamo ogni anno nella solenne veglia di Pasqua. La notte del sabato santo, quando si fa la veglia pasquale, a un certo punto il sacerdote, dopo i battesimi, se ci sono, benedice l'acqua lustrale, si dice, quella che si dice nelle acque santiere, no? L'acqua lustrale. E ci asperge dopo che abbiamo rinnovato le promesse del nostro battesimo. Quindi ogni anno noi facciamo questo.
La Madonna vuole offrirci un ulteriore aiuto, un ulteriore sostegno per aiutarci a viverle queste promesse. E perché proprio la Madonna? Perché non dimentichiamo che la Madonna è l'Immacolata Concezione. Ecco lei, cioè, che fin dall'origine e per l'eternità ha perfettamente rinunciato al peccato, a Satana e alle sue opere. Ecco perché Gesù ce l'ha data come madre dalla croce, perché lei, in quanto discepola perfetta di Cristo, può e vuole aiutare noi a diventare non perfetti, perché la perfezione non è di questo mondo purtroppo, ma veri discepoli di Cristo. E oggi di veri discepoli di Cristo c'è tanto bisogno in tutti gli ambiti della nostra vita. Ecco allora, consacrarsi alla Madonna non vuol dire fare i voti come i frati, le suore, quelle cose lì. Non è questo. È prendere in mano, in un certo senso figurato, prendere in mano il nostro battesimo e metterlo nelle mani di Maria insieme a tutta la nostra vita, perché lei, discepola perfetta di Cristo, mi aiuti a diventare un vero discepolo di Cristo. E io naturalmente questo può farlo nella misura in cui io apro da dentro la porta di casa mia. Lei vuole entrare, me l'ha data Gesù, sono io però che devo scegliere quanto aprire la porta, e io spero che tutti voi la apriate, la spalanchiate proprio, anzi, se volete un consiglio, tiratela proprio via la porta, lasciate che passi e basta. Ecco, questo è appunto il concetto. Allora possiamo quindi concludere dicendo: ma perché la Madonna oggi insiste tanto? Perché ci consacriamo tutti al suo cuore immacolato? Allora posso riassumerlo con due frasi. Noi di questa generazione, la nostra, in un certo senso abbiamo inventato un peccato nuovo. Siccome non ce n'erano abbastanza, ne abbiamo inventato uno di nuovo. E sapete qual è questo peccato nuovo? È fare il peccato, giustificare il peccato e addirittura fare leggi che approvano il peccato. Questo è il peccato nuovo di oggi. Non tanto farlo, non siamo né migliori né peggiori di chi ci ha preceduto, per carità. Ma oggi molte volte lo si giustifica il peccato. Anche gente che va in chiesa, mai fa tutti così? Ma mica siamo più nel Medioevo, eccetera, eccetera, eccetera. E addirittura sappiamo bene, anche il nostro Stato fa leggi che contraddicono le leggi di Dio. Sì o no? Pensate la vita, pensate la famiglia, pensate il gender nelle scuole, pensate tutte queste cose qua, tutta questa visione un po', diciamo così, ecco, se non lontana, addirittura contraria a quello che è l'insegnamento cristiano. Allora, non possiamo negare che nel mondo c'è tanto male, che i comandamenti vengono rovesciati quotidianamente, non lo possiamo negare. Saremo dei cristiani sciocchi se non vediamo quello che sta capitando. Però, ecco il punto a cui volevo arrivare. Se è vero che nel mondo c'è tanto male, è vero anche che c'è tanto bene, perché se non ci fosse anche il bene, il mondo sarebbe già finito, vi pare? C'è anche il bene nel mondo. Come dice il detto, no? Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. La foresta che cresce c'è, tanto bene nascosto, tutto ciò che la Madonna sta operando nelle anime, i carismi e i doni dello Spirito Santo che continuano, c'è questa foresta che cresce piano piano, anche se magari non sempre la vediamo o la sentiamo, c'è. E allora perché la Madonna insiste tanto perché ci consacriamo al suo cuore immacolato? Per due motivi. Primo, perché vuole metterci sotto il suo manto materno e proteggerci da questo veleno di ateismo pratico che ormai imperversa dappertutto. Proteggerci, protezione. Conservarci in un certo senso nella verità. Secondo motivo, la Madonna ci fa una domanda. E io vorrei che questa sera voi, a conclusione di questo incontro, andaste via, fino a venerdì quando c'è il secondo incontro, andaste via con questa domanda. La Madonna ce la fa lei. Vuoi darmi una mano, aiutarmi, collaborare con me, perché il bene che c'è nel mondo possa crescere e svilupparsi sempre di più fino a che il mio cuore immacolato trionferà? Perché sapete che l'ultima parola della Madonna è questa: alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Quindi il bene vince sul male, sempre. Il male non avrà mai l'ultima parola. Se crediamo in Dio è così, lo sappiamo.
Però non è che il bene trionfa da solo, io posso sedermi nel divano e guardare la televisione o resto e grattarmi la pancia, tanto il bene vince lo stesso. Non funziona così. È chiaro che il bene vince. Cos'è il bene in fondo? È l'insieme di chi fa il bene. Che cos'è il male? L'insieme di chi sceglie di fare il male. Anche se poi Dio è fonte del bene e il diavolo è l'istigatore del male, però il bene e il male sono fatti da persone, da ciascuno di noi, che dobbiamo scegliere ogni giorno da che parte stare, no? Ecco, allora, vuoi stare dalla mia parte? Questa è la domanda della Madonna. Tu hai scelto, tu desideri consacrarti a me, benissimo, è quello che io ti chiedo ed è quello che mi fa felice. Se sei qui, la Madonna è contenta stasera, questa è la regina dell'amore, no? Ecco, è contenta stasera. Ma, però dice anche, io sono disposto a venire incontro ad ogni tuo desiderio, giusto per la salvezza, però vorresti darmi anche tu una mano a collaborare perché il bene aumenti, perché il bene vinca, perché il mio cuore immacolato trionfi? Vuoi darmi una mano? Ecco, vuoi aiutarmi, oltre che il bene cresca in te, che attraverso di te possa crescere anche in tanti tuoi fratelli? Ecco, io vi lascio questa domanda in questi giorni, eccetera, per poter meditare insieme, per poter. E poi negli incontri successivi, naturalmente, capiremo che cosa significa. Adesso stasera abbiamo capito che cos'è la consacrazione, nei prossimi incontri capiremo come si vive la consacrazione. Ecco, come dicevo, non si tratta di fare chissà che rivoluzioni nella vita. Dopo la consacrazione resterete con la stessa famiglia di prima, con lo stesso lavoro di prima, con gli stessi figli di prima, con la stessa suocera di prima, tutto come prima. Ma dobbiamo essere diversi noi, avete capito? Dobbiamo essere diversi noi. Ecco, questa è la cosa più importante. Ecco, con questo allora io ho terminato questo primo incontro, però prima di lasciarvi devo darvi anche la lezione per casa, che non credi che basta 4 acche, diciamo qua, per consacrarsi alla Madonna. E la lezione per casa consiste in questo librettino qui, non è molto grande. È un librettino che voi, con la vostra calma, dovete leggere per conto vostro, in casa vostra. Io non vengo a controllare se lo leggete o no, per carità, però è un impegno morale. Io non so niente, ma là sopra qualcuno sa, avete capito? Quindi, ecco, leggere questo libretto, suddiviso in 33 capitoletti, sono i 33 giorni di San Luigi Grignon de Montfort per prepararsi alla consacrazione alla Madonna. Diciamo che questo libro non è il libro del Montfort, sia chiaro, è, diciamo così, un libro che si ispira al Montfort. E quindi voi praticamente che cosa dovete fare? Dovete leggere ogni giorno, il giorno, primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, quarto giorno, fino al 33° giorno. Questo voi dovete fare. Ecco, i 33 giorni sono raggruppati in 4 blocchi di 4 settimane. I primi 12 giorni, 7, 7, 7, perché in ogni blocco dei giorni si affronta un tema spirituale che ci aiuta proprio ad entrare nella questione. Allora, praticamente, all'inizio di ogni blocco di giorni, voi troverete tutta una serie di preghiere da dire. Se ce la fate, benissimo. Se non ce la fate, lasciate pur stare. Però non fraintendetemi. Non intendo dire lasciate stare, cioè intendo dire lasciate stare le preghiere, ma non lasciate stare la preghiera, perché altrimenti, cioè, guardate che la preghiera è il primo modo per prepararsi a una consacrazione alla Madonna. E qual è la preghiera prediletta della Madonna? Il Santo Rosario. Tutti lo sanno, dopo non so se tutti, però, ecco, pratica, il Santo Rosario. Ecco, allora, siccome sabato comincia il mese del Rosario, mese di ottobre, voi vi consacrerete proprio il 29 di ottobre, a fine del mese, a maggior ragione, siete invitati a dire questa preghiera, dire questo Rosario, magari in famiglia, magari in casa. So che ci sono tante obiezioni al Rosario, però guardate, ci sono anche tanti modi per poterlo dire. Mai come in questi tempi strani, troviamo rosari dappertutto, in televisione, in radio. Ci sono addirittura delle app telefoniche che puoi scaricarti, dirti rosario, finta te guidi, ti ascolti il rosario. Tante app, oppure, non so, la mattina vado a lavorare 10 Ave Maria, tornando a mezzogiorno altre 10, torno al pomeriggio altre 10, torno alla sera altre 10, e le ultime 10 prima di addormentarmi. Prima di addormentarmi, non per addormentarmi, che sennò è un altro discorso. Ecco, ho detto il rosario. È, diciamo così, è lo sforzo che facciamo che conta, avete capito? Non tanto la modalità, facciamo il nostro meglio. Ma questa preghiera è raccomandata dalla Madonna dalla bellezza di 164 anni. 164 anni che la Madonna chiede questa preghiera, da Lourdes in poi.
sono 164 anni. Quindi io credo che sia una preghiera importante se la Madonna la chiede, cosa vi sembra? Se insiste tanto anche oggi, vuol dire che è una preghiera importante. Ecco, quindi voi dovete leggere questo libretto per conto vostro, dovete recitare il rosario, più che potete, meglio che potete, e dovete partecipare agli incontri, perché gli incontri sono 5, si fanno tutte le settimane qui. Quindi adesso è stato fatto il primo stasera, venerdì giorno 30 c'è il secondo incontro tenuto da Don Lauro, ecco, o da Don Luigi, adesso non so, comunque da qualcuno è tenuto. Poi ci sarà il venerdì successivo 7 ottobre dove torno io per il terzo incontro. Poi ci sarà il quarto incontro il 14 ottobre, dovrebbe venire Don Giordano Trapasso, che è vicario episcopale qua della diocesi di Fermo. Poi c'è un salto perché c'è la veglia missionaria, eccetera, e il 28, venerdì 28 ottobre, il quinto incontro con me un'altra volta, e il 29, sabato, qui in questa chiesa, alla sera, alle 21, la messa con l'atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Ecco, allora io vi invito a portarvi via questo libretto. Dentro il libretto trovate questo Depliam, è la brevissima storia sintetica di ciò che è successo a Schio, se vi interessa sapere. Io non posso star qui a farvi anche quello, perché sennò andiamo via a mezzanotte. Trovate questo piccolo santino che riproduce questa statua qui, e anche quella là del roll-up, e dietro c'è una piccola preghierina di consacrazione, quella che abbiamo recitato alla fine, o Maria, Regina del Mondo, Madre di Bontà. L'ha dettata la Madonna, questa preghiera, una piccola preghiera di consacrazione, l'ha dettata la Madonna. Ecco, se volete portarvelo con voi, perché concludiamo i nostri incontri con questa preghiera, o addirittura impararla a memoria, è breve, si va presto, e vi inviterei a leggere anche questo foglietto qui, ecco, soprattutto l'ultima parte, in modo che poi non ci siano magari delle sorprese. Il prezzo di stampa di tutto quanto è 3 euro, a noi costa 3 euro, poi vedete voi con la vostra massima libertà, li trovate fuori dalla porta lì, tra le due porte trovate il banchetto con tutti i libretti. Se c'è qualcuno che questa sera non è potuto venire, invitatelo a essere presente però dalla prossima volta, in modo da fare gli incontri. E niente, mi pare di avervi detto tutto, se non vi ho detto tutto, lo Spirito Santo farà il resto, insomma. Ecco, bene, allora concludiamo con questa preghiera e poi i sacerdoti presenti ci daranno la benedizione. Ho dovuto cantarlo magari, o Maria Regina del Mondo. Cantiamo.